Cari amiche ed amici, amanti della vera arte, benvenuti a questa seconda puntata di Artisti Contemporanei, il secondo ciclo di queste trasmissioni organizzate e coordinate dal mitico Paolo Vassallo. In questa puntata, come sempre, andremo a scoprire con una meravigliosa passeggiata artistica l'artista che è il fulcro della trasmissione. Ma andiamo subito a presentare la co-conduttrice, collega Loredana Sileo. Grazie Michele Franco. Splendida come sempre, e poi la nostra bellissima Federica Lojodice che è vicino alle opere, quindi la bellezza femminile vicino alla bellezza delle opere di questa grande artista, e poi andiamo a conoscere, per quei pochi che ancora non la conoscono, il fulcro, il centro di questa puntata, la bravissima artista oramai internazionale Maria Murgia. Benvenuta Maria. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, Grazie. facciamo una trasmissione in cui seguiamo un percorso storico. Partiamo veramente un po' dagli esordi, Maria. Bene. Ok, da quando ero Lei poco iniziò più da di... ragazzina, Aligi Sassu, la Esatto, notò. ero molto molto giovane, proprio i miei primi quadri, appunto. La stimolò comunque, la emozionò comunque a proseguire la sua carriera. Poi si trasferì a Venezia per 10 anni, che studiò con quel grande maestro Virgilio Virgilio. Guidi. Esatto. No, non è che ho studiato con Virgilio Guidi. Io conobbi Virgilio Guidi e forse era un po' il mio maestro, non ho studiato con lui. A Venezia lui mi diede lezioni di pittura, ma ero proprio alle prime armi, come anche Aligi Sassu. Aligi Sassu frequentava la mia famiglia, era un giovane artista allora, io ero, forse avrò avuto 13-14 anni, non di più. E vide e mamma le mostrò le mie, i miei primi, Le sue prime opere. mie, le, ma, non chiamiamole opere, ce l'ho purtroppo, ce l'ho ancora. Il mio primo ballo sardo, questo ballo sardo erano tutti, anziché farle figure, era quasi un quadro astratto, però era il girotondo. E Aligi Sassu esordì con questo: stia tranquilla signora, mamma disse, sua figlia sarà la pittrice del 2000. Che per mamma però dire la pittrice era come a dire sarà la ragazza di strada. Io vengo dalla Sardegna. Eh già, è vero, c'erano da vincere Non era, delle no, bisognava studiare, diffidenze fare il tali. classico, la mentalità allora era così, era Quindi la così. mamma rimase scioccata da Scioccata. questa scelta, ma soprattutto Aligi Sassu fu profetico perché le Poi ci disse siamo, quello che poi ma si no, poi ci concretizzasse. siamo incontrati con Aligi Sassu da persone anziane, lui quando ha fatto, le hanno fatto l'inaugurazione del museo nel suo paese, io sono stata quasi un mese e lo vedevo spesso Aligi Sassu, già da anziana insomma. Beh, lei comunque ha avuto la grande fortuna appunto di conoscere dei grandissimi maestri, anche Maestri come Guttuso, voglio dire, poi Guttuso. dopo 10 anni a Venezia, Guttuso, ci dove... siamo incontrati a Portocervo, a Terni, questi maestri che erano un po' più grandi di me, però... Ecco, a questo punto la domanda è spontanea. C'è stata un'influenza da parte di questi maestri? Ma più che influenza, diciamo che io ho vissuto quegli anni, per cui dipingevo come dipingevamo noi italiani, come dipingevano gli italiani. I suoi soggetti partivano ovviamente da quello che lei vedeva attorno a sé, quindi la terra I sarda, miei le soggetti, persone. sì, io sono partita sin da, ripeto, da piccola, sempre dipingendo questi volti umani, la donna in modo particolare. Cominciavo a vestirle, incominciavo la donna, in più la donna sarda, poi naturalmente crescendo, viaggiando, avendo esperienza, è la donna del mondo. La Oggi sì, la figura figura femminile è la femminile che è figura del... rimasto il leitmotiv, il Assolutamente. fil rouge che ha unito tutta la sua Esatto, produzione in artistica. effetti mi definisco la pittrice delle donne perché in quasi tutti i miei quadri c'è sempre la figura centrale, quella femminile. Come queste bellissime opere che abbiamo qui in studio, come la nostra icona Marilyn Monroe, che è sempre stata strumentalizzata in un certo qual modo, prima, adesso, però lei voleva dare appunto anche un messaggio molto importante riguardo questa donna, grazie alle sue opere che abbiamo qui in studio, se ce ne vuole parlare. Ma non è che non mi sento in grado di dare messaggi, sono le opinioni mie. Allora, Sì. dietro alla figura della bellissima Marilyn,
che tutti amiamo, tutti la conosciamo, e non morirà mai. E dietro al quadro, ripeto, alla figura principale di Marilyn, c'è la sua vita, il suo vissuto neanche molto bene, quindi come donna la Marilyn rappresenta la donna oggetto, la donna molto usata, molto sfruttata e mi dispiace dirlo, forse l'ha anche ammazzata. Ecco, una donna che è sicuramente in contrasto invece con queste figure di donne forti che lei ha ben presenti nella tradizione sarda. Però prima di arrivare a quello, prima di arrivare ai fotomosaici, facciamo ancora, scusatemi, un passo indietro. Prego, prego. Cioè durante il suo percorso artistico, lei diciamo che nel 75-76 ha le sue prime mostre importanti, le sue prime personali, da lì parte un percorso che tocca poi tutta l'Italia, ma lei viene anche definita la pittrice ufficiale della Costa Smeralda. Sì, sì, ma però solo in Costa Smeralda, ora non è che a livello nazionale, non vorrei insomma dire una cosa per un'altra. Allora, negli anni Ottanta Portocervo era un po', diciamo, non era facile aprire un atelier o un negozio, bisognava passare sempre sulle autorità della costa. Però essendo sarda ho avuto la fortuna che ho aperto questo mio studio, vendevo i quadri e il principe ha accettato di definirmi la pittrice della Costa Smeralda. Il principe Aga Khan. Quindi, sì. Ero invitata tutti gli anni quando facevano le regate, ero sempre sul tavolo del principe, questa è una bella cosa, non è che amo dirlo in continuazione. È un grandissimo privilegio. Ma mi sono trovata lì e così, insomma, questi sono episodi che non mi va neanche di dirlo, sinceramente. Però è stata una bella esperienza, in modo particolare per le vendite dei quadri. Certamente. All'epoca c'era Mike Bongiorno, il re della Spagna. Beh, insomma, lei è diventato un punto di riferimento artistico per tutta la Costa Smeralda e anche per la Sardegna. Per la Sardegna, però poi lei tocca tutta Italia con le sue mostre. Assolutamente, credo anche un po' in Europa, insomma. Ecco, e qui arriviamo più o meno negli anni 80. No, anni 80 ero ancora a Portocervo, diciamo anni 90. Ecco, negli anni 90 Maria Murgia, diciamo, diventa un nome che garanzia di bella pittura a livello nazionale. Chiedo scusa, però nonostante che ero a Portocervo, io facevo delle mostre. Sì, sì, certo. Allora mi vedevo con Campus, con Marras, con scultore Marras. Stata con Cardilicchia, ho fatto molte mostre. Assolutamente, assolutamente. Sì. E a fianco di questa pittura, chiamiamola più tradizionale, lei però sperimentava, perché sentiva che doveva esprimersi in maniera diversa, in qualche altro modo. Ma l'evoluzione penso che in ogni artista ci debba essere, insomma, ecco, bisogna rinnovarsi, cambiare, provare, è sempre uno studio. Io tutti i giorni quando entro in laboratorio mi sembra che non so far niente e incomincio a pensare, a meditare e fare. Allora, sono arrivata al fotomosaico tagliando dei pezzi di cartone che incollavo e a sua volta poi dipingevo tutti questi frammenti di cartone. Tasselli di cartone. Non era mosaico, però insomma si accostava al mosaico e poi con la figura centrale. Con la tecnologia sono arrivata sino al computer, la fotografia e tutto ciò che oggi faccio è grazie anche alla tecnologia moderna. Certo, difatti le opere dei fotomosaici sono sì bidimensionali, però possono essere equiparate in qual modo anche a delle piccole installazioni, sono già delle installazioni secondo, diciamo, una certa tendenza di visione dell'arte moderna. Ma io sono, scusate, non voglio fare nostalgico, che vuol sempre fare un passo indietro, scusatemi. Lei, come ogni artista, giustamente serio, che fa una ricerca profonda con se stessa,
E beh, va a scoprire alcuni periodi particolari. Certo. È vero che lei, la figura femminile e la centralità, però diciamo che subiscono delle variazioni cromatiche a un certo punto quando lei vive per un certo periodo in Spagna, no? Il famoso periodo spagnolo. Non è che ho vissuto in Spagna, la Spagna, ecco. Tutti sappiamo che ha molta similitudine alla Sardegna, sia la lingua, io parlo, quando sono in Spagna parlo il dialetto e ci comprendiamo, ecco, sia i colori, sia anche la cucina, come la Grecia per esempio ha molto della Sardegna. Le cerimonie della Grecia sono come quelle sarde. E quindi questo è un bagaglio che mi porto dietro anche ai fotomosaici. Però non è che io ho vissuto in Spagna. No, però diciamo che il periodo spagnolo corrisponde a quelle variazioni cromatiche, quelle famose figure femminili. Sì, mi porto, infatti, che il bagaglio... Esatto. E mi porto, no, più che altro i colori, le usanze della Spagna. I colori blu, per esempio, mi affino più a Guttuso, che ne parlavamo col maestro, diceva noi abbiamo in comune i colori delle nostre isole, siamo isolani, abbiamo il nostro vento, l'oro, il mare azzurro, noi ce l'abbiamo verde. E allora questo mi sento più vicina a Guttuso come colori, questi colori violenti. Io faccio ancora una domanda, ecco, le donne che lei dipingeva prima di arrivare al fotomosaico, come le definisce? Perché le dipingeva? Allora, le donne dei miei quadri erano sempre coperte da un velo, poi piano piano le ho scoperte prima di arrivare al fotomosaico. Non sorridevano mai. Allora, ripeto, definendomi la pittrice delle donne, cerco di studiare la nostra psicologia, la donna... È molto combattuta, molto combattuto per arrivare ad essere qua seduta in una vostra intervista, perché già 30-40 anni fa, pittrice donna, ma no, le donne... Fortunatamente c'è stato un po' anche un'evoluzione. Oh, per carità, no? Ne ho sentito qualche, però mi sono trovata sempre bene anche con gli uomini, non ho niente da... Però la donna è sempre vista, era sempre vista in maniera diversa. Abbiamo superato molti scogli, ma ne dobbiamo ancora superare. Quindi lei le faceva coperte da un velo che poi man mano... Perché la donna la sentivo molto intelligente, la sento molto intelligente. Scusatemi, gli uomini sono intelligentissimi. Io riconosco tutta la superiorità delle donne. No, non li metto nello stesso piano. Però dato che noi donne non era concesso, non avevamo voce in capitolo nemmeno 50 anni fa. Sto parlando di 50 anni fa. Voce in capitolo era tutto proibito e tutto ciò che faceva la donna non andava bene. E allora io questa donna la mettevo, non sorrideva perché dicevo... Se è così... Bistrattata, sì. Perché la devo far sorridere? La donna deve avere la sua personalità, camminare. Ah, poi io partì anche da questo punto. Un gallerista mi disse, cambio discorso, scusate, mi disse perché non si firma a nome maschile? Da lì è partita anche tutta la mia rabbia. Dovevo scrivermi perché ero donna e non potevo. Dovevo aumentarmi l'età, perché a 50 anni ne dimostravo molto di meno, a 80 ne dimostro qualcuno in meno, 20. Quindi a 90 non lo so. Però siccome il tempo scorre, Maria, posso andare un po' a questo punto, saltare più sulla parte dei fotomosaici, che gran parte di questi fotomosaici, tra le altre cose, arrivano da una mostra che lei ha fatto a Torino, presso la galleria L'Alfiere Arte di via Vandalino 64. Che li saluto se ci seguono, veramente. Li salutiamo assolutamente, perché sono due sono persone nuovi eccezionali, Massimiliano e Luigi. E che hanno dato un bello spazio a questi fotomosaici. E qui arriviamo nel cuore dell'arte attuale di Maria Murgia. Messaggio importantissimo, modernissimo, dove la dualità fra l'icona e il mondo che c'è dietro l'icona, il paesaggio che vuole rappresentare qualcos'altro, è un po' lo stile artistico che la contraddistingue. Sì, sì. Questa scelta quindi... È stata una scelta
fatta con la mia volontà, rimettendoci anche del mio passato. Io ci ho rimesso, nel senso che farmi conoscere con i fotomosaici forse è anche più difficile. Si lavora, è sempre un prodotto nuovo, ho molta fiducia. Beh, lei è diventata il portabandiera assolutamente nazionale, ma in Europa... Credo di essere la prima nel mondo che ha fatto questo... Ha aperto, ha tracciato una questo via genere nuova, di pittura. Anche merito di un Monile, che l'ha aiutata, no? Questo Monile che porta al collo Loredana. Collier che ha il collo, c'è anche da dire, dando un piccolo spaccato, che ha fatto anche dei gioielli meravigliosi, sì, di cui questo sì. Che appunto lei ha il collo, molto particolare, un po' etnico, in oro, perché vero, anche vero, un po' rapa. Ma all'epoca facevamo, tutti hanno fatto anche fiume, tutte sai quelle cose in oro che si vendevano in gioielleria. E allora questi maestri, loro mi hanno insegnato anche queste cose. Perché faccio anche lì, fai anche te queste cose in oro, e quindi ho incominciato a lavorare l'oro, una cosa bellissima. Però insomma, poi è passata dai prodotti artigianalissimi a questa produzione artigianale, artistica, pittorica, che compendia tutto il suo sapere artistico sviluppato nei decenni, la sua sensibilità. Diciamo che è un concentrato. Lei tocca degli argomenti anche di denuncia sociale con questi fotomosaici. Sui fotomosaici non vorrei, per carità, non voglio denunciare niente, però sento di fare queste cose, è più forte di me. È l'artista che è coinvolto nella vita, che vuole dire la sua. Sì, sì, più forte di me. Difatti le icone Nicole Kidman, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn si sposano invece, ad esempio, a Che Guevara, oppure a questo bellissimo Cristo su Rio de Janeiro. Che Guevara, Rio de Janeiro non ha a che fare con la Kidim. La Kidim non è altro che la bellezza femminile, la mettiamo in risalto. E mentre Che Guevara, insomma, lui teneva tanto alla pace del mondo, e vediamo Cuba come è andata a finire, però non tocchiamo questi argomenti, lasciamo perdere. Diciamo che lei comunque riesce, con questa grazia femminile e con questa grande esperienza che c'è veramente di passato artistico, a portare dei messaggi delicatissimi, ma nel contempo con una forza incredibile. Io credo che i telespettatori e le telespettatrici vedano la potenza in TV vanno di queste immagini. Leggere. Questi fotomosaici vanno letti, è come leggere una pagina di libro. Importante questo. Vanno letti. Perché dentro ci sono centinaia di tasselli. Dentro c'è la vita che io voglio scrivere, però non scrivo. Anziché scrivere, dietro a queste belle figure, un attimo di metto pubblicità. Ciò che penso. Ah, allora adesso ci facciamo un breve stacco. Cari amiche e cari amici, stiamo entrando nel vivo del mondo e dell'arte di Maria Murgia. Digitale. Pochi minuti nell'arte digitale di Maria Murgia e ci andiamo di nuovo ad emozionare nella seconda parte di Artisti Contemporanei. Grazie. Eccoci in questa seconda parte, dove ovviamente andremo nel centro dell'opera viva di Maria Murgia, quella attuale, quindi con i fotomosaici che ci circondano. Passeremo dei minuti meravigliosi. Beh, questi fotomosaici, che sono composti da centinaia di tasselli, ovviamente richiedono una grande ricerca, e artistica, e visiva, e di documentazione. Diciamo che credo che lei metta all'interno di queste opere una parte soggettiva sua, che sono le sue emozioni, con una parte oggettiva, che è la reale vita rappresentata in immagini della figura centrale della sua opera. Ecco, questa è una mia piccola curiosità. Lavorando quindi su una ricerca storica e visiva di queste icone, a quale si è affezionata di più, o qual è che le piace di più come persona? È una mia curiosità. Io in questo momento ho tre immagini che sto lavorando moltissimo, che sarebbero i nostri tre papi. Che non abbiamo oggi.
E questa è una chicca che stiamo dando durante questa trasmissione importantissima. Perché questi papi? Paolo santo, Giovanni II. Quello è morto, l'hanno fatto santo, era un papa che ha mosso il mondo, e quindi queste sono figure che rimarranno sempre nella mia mente, nei miei lavori. Papa Ratzinger, che è stato il papa, il secondo papa che si è dimesso nella storia. Nella sì. storia. Non perché era né vecchio né malato, perché è sanissimo, un papa intelligentissimo. Lui ha vissuto a Berlino e quindi ha visto ciò che ha visto. E nel Vaticano è uscito, cioè lui no, non ha retto più di tanto e ha lasciato. E poi arriviamo a quello che è diventato l'icona attuale. Adesso questo papa che Francesco. Lo posta, Papa Bergoglio. Ma è un grandissimo, è un grandissimo. Lui sembra parente di tutti, sembra nostro fratello, nostro... È un comunicatore eccezionale. È vicino di casa. E allora sto studiando questi personaggi. Dove ci porterà Papa Bergoglio? Che il Signore gli dia tanta vita. Bellissimo questo. Perché lui sta bacchettando molto. Sta ciò che... Io lo faccio dietro a un'immagine di Merili, di Odrie, di Chidimo, di potrei anche della signora Loredana, che è bellissima. Sarebbe un ottimo soggetto. Veramente. Grazie. Dietro poi c'è tutto un altro mondo, dietro al volto di Merili c'è un altro mondo. Appunto, vanno letti i fotomosaici. Non sono una che accusa, non sono una che detta... È un messaggio. Assolutamente. È un messaggio il suo, ma non è mi, una mi, no, non mi rendo nemmeno portatrice di messaggi, ci mancherebbe altro. È ciò che io penso. Quindi forse alla mia età ho anche la possibilità di dire ciò che penso, ciò che stiamo vedendo oggi. Quindi i miei fotomosaici non sono soltanto belli da vedersi, sono più che altro da leggere, da comprendere, perché dentro i fotomosaici, dentro questi quadri, c'è la storia che stiamo vivendo oggi. Sì, molto oggi. Importante la quello storia che ci sta della dicendo donna. Adesso. Dipingo le donne, sono una studiosa della donna, e tanti femminicidio che non se ne può più. Quindi questa donna non è soltanto da ammirare perché è bella, ma è anche da rispettare. Quindi lei porta questo discorso di queste icone. Sono cose che mie rappresentano... personali, che esatto. Purtroppo mi viene talmente spontaneo da metterlo in mostra. È una spinta intima, profonda, che deve più forte trovare... più forte del come, mio carattere. Più forte del carattere. Bellissima questa sincerità sì, espressiva sì, del forte. Vero artista. Io non vorrei, però viene fuori questo... Posso legarmi prego, a quello che ha detto prego, lei prima? Prego. Allora, questa sincerità che lei ci sta esprimendo adesso in questo studio e che ci colpisce, ma che colpisce anche i nostri telespettatori, si lega a quello che ha detto lei prima, che a un certo punto, pur pittrice affermata... è andata su un versante molto difficile, che molto le è costato difficile. Molti anni molto. prima che venisse capito, e qui ancora una volta viene fuori la sua sincerità intellettuale, sì. La sua grande anima di artista. Sì. Loredana, siamo vicino a un altro personaggio meraviglioso, emozionati. Io vi ringrazio, però è proprio la mia vera indole dentro di me sono così, non sono alla ricerca né di... neanche di notorietà, tanto se viene, viene, quella no. È proprio questa mia esigenza di scrivere comunicare. Ciò che oggi stiamo vedendo. E ci sì. sono tanti argomenti che non voglio toccare parlandone verbalmente, però li sto facendo con i fotomosaici. Certe norme di vita che stiamo vedendo oggi per me sono quasi inaccettabili, non lo posso... manifestare oralmente, però lo faccio lo dico con i fotomosaici. Ecco, Loredana, hai qualcosa da sempre chiedere? Pertinente beh, alla io donna, potrei dire appunto che ogni artista, ognuno di noi, diciamo per molti aspetti, sapersi emozionare, dare dei messaggi, una comunicazione, un'espressione in quello che è nella vita. Lei nella sua unicità, perché lei è unica che comunque sta facendo queste opere molto particolari, comunque molto complesse nella costruzione, nella lavorazione. Io ci terrei, se lei potesse, visto che
abbiamo qualche opera, perché poi ne ha tantissime altre, certo, eccetera, eccetera, se volesse in un certo qual modo dirci qualcosina. Ad esempio, lì vedo la Marilyn con Kennedy, no? Parlava appunto prima del messaggio, non è una denuncia, ma appunto perché si vive nel mondo. Le dico quello, come magari può prendere un'altra opera che magari non è esposta qui in questo momento, come si sente meglio lei, no? Io penso che quel quadro lì sia palese. Certamente. Anche a un bambino, perché Marilyn con Kennedy, fate voi. Sappiamo com'è andata a finire, ma ad esempio quando avevamo visto quella meravigliosa mostra presso la Galleria d'Alfieri di Torino, in via Vandalino 64, c'erano delle opere anche molto drammatiche. Io penso a quell'opera che riuniva per esempio il presidente Barack Obama, legava il colore della sua pelle nera col simbolo della Coca-Cola, quindi il simbolo dei mercati americani di penetrazione del consumismo, e il simbolo del petrolio come colore. Quindi lei lì ha già messo i messaggi fondamentali. Era per quello che le dicevo. Ma le dirò, il fatto che un presidente del colore della pelle è stato bellissimo. È stata una meraviglia. Quella, questo, mi piace tantissimo. Però oltre al colore della pelle, il presidente, c'è l'America. Lì andiamo a toccare degli argomenti che non vorrei proprio. Ho visto molte sue opere, adesso soltanto queste, per quello che io mi ero permessa, se c'era un qualcosa. Mentre tutti beviamo la Coca-Cola, tutti siamo contenti e felici, poi c'è sempre un mondo che non è solo Coca-Cola, ma Marea Nera tutto ciò che comporta il benessere di una nazione alla povertà di un'altra, quindi entriamo in argomenti che io vorrei solo parlare di pittura, perché altrimenti... Però la sua sensibilità è talmente forte che viene fuori in ognuna delle sue opere. Purtroppo sempre c'è stata una sottile denuncia, ma lei, che è una donna elegantissima, lo ha sempre trasmesso questa eleganza. Perché la sua denuncia non è mai gridata, non è mai uno schiaffo. No, assolutamente. È sempre un suggerimento di andare a leggere in mezzo a questi tasselli, e quindi al di là del viso dell'icona, quello che è il paesaggio dietro, e andare a vedere cosa ci può raccontare quel paesaggio dietro. Ci svela un altro livello di lettura. Infatti. È il grande lavoro di Maria Murgia questo, quello, meraviglioso. Il mio modo di essere è proprio quello lì. Ma le gallerie d'arte anche. Maria Murgia ha un'esperienza anche nelle gallerie d'arte, ha un passato anche di gallerie d'arte. Ci vuole dire qualcosa a proposito? Sì, perché sono tantissime, citarle tutte. Adesso l'ultima che ho fatto è l'Alfieri Arte a Torino, che mi pare di aver già citato. Sì, l'abbiamo detto, sì. Qualche mese ho fa. Ho trovato delle persone veramente... sa come le definisco? I nuovi galleristi sono giovani, hanno un linguaggio diverso, un linguaggio di oggi. Sono appassionati? Un linguaggio di oggi. Questi dell'Alfieri, ho notato sia le loro compagne, tutto l'insieme delle equipe, che vivono nel moderno, perché parlare sempre del passato è anche noioso, perché i galleristi invecchiano, come invecchiamo tutti. E questi invece, Alfieri Arte, ho trovato una ventata di modernità, di tempi di oggi. Sassu, mi sono piaciuti moltissimo. Sassu aveva detto che lei sarà stata l'artista la pittrice del 2000. La pittrice del 2000. Sì. Ma lei è la pittrice del 2100, perché la sua visione di modernità è molto avanti. Che ho 80 anni? È molto. Quanto mi devo compiere? Senta. Ma noi un giorno non ci saremo, ma le opere rimarranno sempre, perciò ci sarà sempre l'infinito dell'anima. Ma modestia a parte, questo lo penso anch'io, rimarrà, perché mi piace, ripeto, amo molto scrivere, però scrivo male, non ho imparato molto a scuola. Quando ero a scuola, anziché ascoltare il prof, disegnavo sempre, mi buttavano fuori. E quindi io penso che questo sia un albo. Un po' un diario intimo, esatto, molto intimo. Più perfetto il diario, sì. Molto intimo. E tra altre cose, i suoi figli hanno essi stessi delle gallerie.
Allora, i miei figli hanno incominciato a avere le gallerie d'arte, la Giusi. Mia figlia, che aveva 23 anni, hanno fatto le mostre le più belle, Tano Festa, ovvero sia i quadri di Tano Festa, Fiume, tutti. Glieli passava il suo gallerista, un mercante, ed è stata tanti anni che lei faceva le mostre a questi grandi pittori. Poi è subentrato Marco, l'altro figlio, e anche lui ha fatto delle belle mostre. Però mentre mia figlia poi si è fidanzata, più giovane, sposata con Fabrizio, è subentrato Marco. Marco è la mia vittima, purtroppo. In diretta una rivelazione. No, la mia vittima, io sono la sua vittima, perché questi fotomosaici sono un lavoro d'equipe. Io da sola non potrei farli, potrei farli al computer, disegnare, comporre, fare, però poi c'è il lavoro proprio manuale, attaccare tutte queste tessere, metterli sul K-Fissi, che noi diamo la 100 anni di garanzia, diamo a questi. 100 anni di garanzia? Il materiale che noi usiamo arriva dalla Germania ed è un materiale che resiste al sole a 40 gradi in Sardegna e all'acqua. Un giorno portai fotomosaici, la prima mostra che feci alla Fiera di Genova, a incorniciare. Venne un temporale, pioggia catinelle, con tutti i fotomosaici sul tetto dell'autobus. Mio figlio che li voleva tutti spaccare, li butto via, non farli più. E invece hanno tenuto. Hanno tenuto. Ecco, questo è importante che glielo dica, perché poi per i suoi acquirenti è una garanzia. Una garanzia. Poi per 2 anni abbiamo aperto una galleria nel periodo estivo, sempre il mio atelier, a Sarzana. Sul giro viene l'inverno, tutta la galleria allagata, tutti i quadri che erano appoggiati ai cavalletti, tutti per terra, abbiamo trovato tutti i quadri allagati, non si è staccata una tessera. Ecco, questo è importante. Quindi il materiale è garantito. È vero che i messaggi che lei sta lanciando sono proiettati nel futuro. Ma anche la garanzia del prodotto. Ma anche i materiali sono realizzati, infatti, assolutamente sono importanti. C'è anche Loredana, costo, forse vuol dirle qualcosa relativamente all'apertura di una pinacoteca dedicata a lei? Ma quello... Quella è già aperta. Ma volevo anche chiederle, al di là dei tre papi che sta facendo questo lavoro, ha anche altre figure, oltre queste figure dei papi, sta pensando anche altre figure in più, sempre al femminile, altri aspetti sociali, altre mostre? Altre mostre, abbiamo in programma, esatto, altre mostre. Esatto. Ora in questo periodo mi stanno telefonando parecchi galleristi. Sì, no, il percorso dei miei lavori è sempre sul sociale, sempre riferendomi, certo, al sociale. E in modo particolare sempre la figura femminile credo che sarà più presente. Ancora più presente. Ancora più presente. Soprattutto ora si parla di madri, questo argomento attuale lo sto... Ci sarà sempre la Marilyn come messaggio nelle sue opere o metterà un altro personaggio? E come personaggio saranno sempre questi personaggi, queste icone pubblici, che abbiamo in questo momento qui in studio. Sempre personaggi che hanno, per esempio la Audrey è stata nel sociale, anche lei ha fatto, sì, unici. Ora lasciamo la Marilyn. Ecco, la Marilyn sarà sempre presente perché, ripeto, la amano tutti. Perché toglierla dal mio... Non ho detto questo, ho detto se ci sarà sempre, perché comunque... Altri personaggi, è prepotentemente, sempre, positivamente, nelle sue opere, come in tanti... Cioè, insomma, l'ispirazione di tanti artisti. Però, appunto, chiedevo, questa grande icona, se, appunto, rimaneva ancora nelle sue opere, oppure sì, qualcun altro. Sì, la Marilyn, senz'altro, okay. La Marilyn e la Audrey, anche perché quello è un quadro... Ripeto, piace a tutti, quindi bisogna. Siamo quasi in chiusura. C'è anche la parte commerciale, se vogliamo, sì, non la voglio toccare perché non è che sono. Non la tocchiamo. Ecco. Siamo quasi in chiusura, Maria. Mancano pochi minuti. È questione di pochi giorni
che a Ossi, nel suo paese originario, verrà aperta, e questo potremmo dirlo ai telespettatori. Lo possiamo dire perché i quadri sono la maggior parte già appesi, già è tutto pronto, solo che ho avuto problemi familiari, come ho già detto in un'altra circostanza, è mancato mio marito, per cui 3 anni mi sono, tra la malattia e nell'assenza, ho tardato, però io penso di inaugurare dopo Pasqua, massimo a maggio. Siamo praticamente in chiusura, noi dobbiamo salutare le nostre telespettatrici, i nostri telespettatori, credo che abbiamo fatto una magnifica passeggiata artistica insieme a Loredana Sileo, inossidabile e meravigliosa come sempre, insieme a Federica Lo Iodice, insieme al sottoscritto Michele Franco e poi soprattutto con questa meravigliosa artista della quale non è possibile non innamorarsi e non innamorarsi delle sue opere. Seguite il percorso artistico di Maria Murgia e le sue opere. Avremo veramente da stupirci per tanti anni. Grazie Maria Murgia. Grazie a voi, grazie mille. Grazie a dottor Vassallo, che so che lui è l'organizzatore instancabile. Veramente instancabile e meraviglioso. Grazie a tutti. Buonissima, grazie, vera, grande arte a tutti. Grazie. Grazie a tutti.